E credo che adesso possiamo chiudere, Anna Maria, venite, il loro intervento è i MOOC per l'alta formazione, i Master su EduOpen attivati dall'Università di Modena e Reggio Emilia, questo cosa mi ange perché c'è anche un Master interuniversitario che dobbiamo avviare e Luciano sa le difficoltà che abbiamo, ma comunque lo avvieremo a settembre sicuramente e do la parola a voi, ad Anna Maria e Katia per raccontare dei Master di Reggio Emilia. Buongiorno, l'obiettivo della presentazione è proprio quello di descrivere le procedure adottate dall'Università di Modena e Reggio Emilia per istituzionalizzare l'uso dei MOOC in percorsi di alta formazione. Non si perde. Quindi nei percorsi di alta formazione in particolar modo ci riferiamo a master e corsi di perfezionamento. Diciamo che i MOOC sono stati definiti nella loro prima apparizione come creditless, ma invece oggi sappiamo che questi corsi si concludono molto spesso con una forma di certificazione, che sia un semplice attestato di partecipazione, che sia una certificazione verificata. E l'ultima spinta, l'ultimo elemento, l'ultimo baluardo a cui si va ad arrivare è quello di erogare anche crediti universitari in questi percorsi. Percorsi completamente gratuiti. Per esempio, edX dal 2015 propone dei micromaster che sono delle semestralità erogate in questa modalità. Proprio in questo momento c'è una sessione parallela alla nostra in cui si sta parlando di questo. Chiaramente, però, quando noi parliamo di master nel contesto italiano parliamo di altro, non parliamo i master sono come proprio percorso formativo una tipicità italiana, il nostro sistema formativo, proprio il nostro sistema formale di formazione prevede questa tipologia di corsi che molto spesso si sposano con i corsi di perfezionamento, raggiungendo pubblici diversi, utenze diverse, però molto spesso sono percorsi che vanno insieme. E quindi è a questi che è dedicato l'intervento e su questi è da questi che nasce la riflessione appunto sull'istituzionalizzazione di alcuni percorsi in modalità open per il nostro Ateneo. Questa è già la seconda fase che l'Ateneo sta mettendo in piedi per istituzionalizzare corsi in modalità open, perché la prima è stata quella di passare per corsi per insegnamenti di base, per semplici insegnamenti universitari oppure corsi specialistici. Erogati come MOOC, quindi è stata quella la prima fase. Adesso ci spostiamo in questa seconda che prevede proprio un'attenzione ai master e corsi di perfezionamento. Qual è il grande cambiamento? Il cambiamento nel fatto di pensare a corsi specialistici oppure corsi trasversali come sono i master per un pubblico vasto, aperto, che non deve necessariamente avere i requisiti di accesso, che non deve necessariamente pagare una fee di iscrizione, che non deve necessariamente ottenere un certificato conclusivo. Quindi diciamo è proprio l'idea di aprire le aule universitarie a chiunque abbia semplicemente il desiderio di istruirsi, di formarsi su alcune tematiche. L'idea di queste linee guida nasce proprio per superare le rigidità che ci sono proprio nei regolamenti di master nei nostri atenei e trasformarli in qualcosa invece che si possa adeguare a quella che è l'idea dell'open. Ci piace dire proprio che queste linee guida sono proprio dei documenti formali, ufficiali, che sono passati dai nostri consigli di amministrazione, dal senato accademico, e questo sta proprio a sottolineare il desiderio da parte dell'Ateneo a rendere la modalità open una modalità standard per l'erogazione dei corsi. Quindi non farne l'eccezione, ma farne proprio la normalità, la quotidianità.
Vi riassumo un po' alcuni degli elementi cioè, che caratterizzano questo documento, proprio in relazione a queste tre idee: l'attivazione dei corsi, e i ruoli, ma anche, diciamo, le modalità di accesso e così via di studenti, docenti e tutor. Per quanto riguarda l'attivazione dei corsi, è importante dire che la proposta istitutiva del master corso di perfezionamento in automatico ha una durata triennale, cioè significa che gli organi accademici automaticamente rinnovano per un triennio il master, cosa che non avviene solitamente per master standard. E questa è una possibilità per gli studenti, perché significa che lo studente può concludere il percorso in un triennio. E, diciamo, in un'ottica open, se noi pensiamo appunto al modo in cui cambiano spazi e tempi di fruizione dei corsi, questo significa dare possibilità proprio nel tempo diverse anche agli studenti. Sono previste collaborazioni interateneo. Nelle collaborazioni interateneo, ciascun ateneo organizza i propri corsi, è responsabile dei propri corsi, e se il titolo non è rilasciato in modalità congiunta fra i vari atenei, ci sono delle apposite convenzioni che vanno a definire le percentuali di partecipazione, l'impegno di partecipazione e anche la suddivisione poi di quelli che possono essere i fondi acquisiti. Il piano finanziario deve coprire la prima edizione, impegnarsi, dare una dimostrazione di impegno nella copertura delle due edizioni successive, e inoltre si propone in questo documento la possibilità di utilizzare più sedi per le prove di valutazione. Quindi non limitare, anche in questo caso, allargare nello spazio le possibilità di questa formazione. E per quanto riguarda i numeri, invece, gli studenti, non ci sono numeri di accesso quindi né in minimo né in massimo, quindi non c'è un numero minimo di studenti che devono iscriversi al master affinché il master sia attivato, proprio perché l'idea è che in un ambiente open non c'è un numero minimo di persone che possano partecipare a questo processo formativo così basso da non garantire il raggiungimento di quelli che sono i gruppi minimi per creare un percorso formativo utile, efficace e adeguato. Allo stesso modo non c'è un numero massimo, perché nell'online non c'è un'aula così non sufficientemente grande da ospitare quante persone desiderino fare un percorso di questo tipo. E quindi alla questione dell'accesso è collegata la questione dell'ammissione. Quindi non c'è un processo selettivo di chi entra, l'unica cosa per chi desidera formalizzare appunto la partecipazione al master, quindi per chi desidera concludere il percorso attraverso la formazione online e poi le prove di valutazione che permettono di arrivare alla certificazione, quindi per queste persone l'unica cosa che è richiesto sono dei requisiti, che chiaramente per un master saranno il possesso di una laurea, magari titoli specialistici che costituiscono il profilo dell'utente. Chiaramente quando invece noi ci spostiamo nella modalità open non c'è nessun requisito richiesto, quindi chiunque, anche chi magari per motivi svariati non ha un titolo di studio che gli garantisca appunto l'accesso, può comunque formarsi su queste tematiche. L'iscrizione può essere preventiva o conclusiva. Nell'iscrizione preventiva non c'è alcuna differenza rispetto a un master tradizionale. Si chiede semplicemente di iscriversi e si propone una modalità diversa per seguire il corso. Mentre l'iscrizione conclusiva è sicuramente diversa. Nell'iscrizione conclusiva, l'idea è che una persona, avendo frequentato in modalità open il corso, quindi avendo frequentato da solo, semplicemente per interesse, ma avendo trovato questo corso, frequentato e concluso, possa decidere di iscriversi in un secondo momento
al master, al percorso formativo, appunto al percorso formale, al percorso ufficiale. E anche in questo senso è interessante l'iscrizione conclusiva perché può essere anche modulare. Un utente potrebbe decidere di iscriversi a un modulo nel primo anno, a un altro nel secondo anno e costruire quindi pezzo per pezzo la sua formazione. Concludo con l'ultimo riferimento a docenti e tutor. L'attività di docenza è a titolo gratuito, sono previsti degli incentivi economici a conclusione di ogni edizione, qualora appunto questa, il master abbia avuto il successo sperato e quindi ci sia un numero di iscritti presso l'Ateneo che lo eroga, nel nostro caso chiaramente Unimore, quindi a conclusione dell'edizione. Nell'attività di docenza non si prevede neppure per gli insegnamenti del master il raggiungimento del carico didattico, cioè l'insegnamento nel master non diventa parte del carico didattico del docente. Quindi per il docente partecipare a un master di questo tipo senza dubbio è una sfida, è una scommessa che gli argomenti, i temi che si vanno ad affrontare davvero raggiungano. È un tentativo. Invece la figura a cui si dà rilievo in questo documento è quella dei tutor, perché che è centrale nella formazione online, lo dicevate anche proprio adesso, cioè persone che seguono appunto l'attività dei docenti da un lato e degli studenti dall'altro. E quindi a questi tutor viene riconosciuto un ruolo importante, tant'è che nei piani finanziari la figura del tutor va pensata come contrattualizzata, non a titolo gratuito. E vi lascio a Katia, che invece vi presenta i due master che abbiamo attivato. Grazie. Se vuoi, Anna, accomodarti. Allora, rispetto a quello che giustamente ci ha detto Anna Maria, entriamo nel dettaglio di quello che è un po' l'offerta formativa e qual è la sfida che stiamo portando avanti in questi mesi. I master e corsi di perfezionamento in modalità MOOC in questo momento sono due. Vedete qui nella slide il master di primo livello in formazione per l'assistente alla comunicazione e per l'autonomia personale degli alunni con disabilità sensoriale e un master di primo livello in metodologia e tecnologie per l'open e digital education. In realtà questo secondo percorso sarà, diciamo, da questo andremo a gemmare in un certo senso due corsi di perfezionamento che vedete bene qui nella slide. Questo ci consente in un certo senso di andare a lavorare su quello che è un percorso di personalizzazione dell'apprendimento degli utenti. Infatti nel titolo proprio del nostro contributo c'è la parola alta formazione. Questi saranno, diciamo, il primo è già in parte disponibile sul portale EduOpen, mentre il secondo è in fase di sviluppo e di registrazione. Un ringraziamento va ai coordinatori dei due master, la professoressa Genovese, sempre dell'Ateneo, del nostro Ateneo, e il professor Cecconi per quanto riguarda il secondo master. C'è da dire che qui vedete un esempio preso dal portale EduOpen, non so quanti di voi hanno avuto modo, insomma, sono iscritti al portale o lo conoscono. Qualcuno di voi non conosce il portale EduOpen? Benissimo. Allora, su EduOpen di solito i percorsi riprendono quelli che sono i moduli. Quindi in un master di solito, nei regolamenti o nella struttura di un master, troviamo il primo modulo, il secondo modulo, il terzo modulo, che in EduOpen diventano dei pathway. Questo è un esempio, diciamo, del primo pathway del master di cui parlavamo prima e che viene veicolato anche attraverso alcuni contenuti che sono presenti all'interno della scheda di presentazione. Quella che è stata la difficoltà e il ragionamento che abbiamo fatto inizialmente è quello di consentire agli utenti che si iscrivessero all'interno del portale di capire che i corsi che compongono il primo dei pathway del master fossero un unico blocco. Ad esempio qui abbiamo il primo pathway che è composto, vedete, da quattro corsi. Questa è proprio la struttura che attualmente è disponibile su EduOpen. E c'è un ultimo corso indicato con la sigla Capstone che riprende un po' quello che è il percorso. Quest'ultimo, torneremo proprio su quest'ultimo corso. Quindi all'interno della scheda di presentazione l'utente troverà una grafica, un video introduttivo e quella che è la struttura del primo percorso.
proprio per agevolare quello che è, insomma, un po' guidare l'utente all'interno di questa esperienza che è completamente online, troverà anche delle informazioni legate proprio alle pratiche burocratiche, perché tutti i contenuti sono open, quindi io posso decidere di seguire tutti i corsi, di seguire interamente il master online, ma decidere poi di non comunque iscrivermi formalmente all'ateneo che va poi a rendere disponibili questi contenuti, perché non è mai EduOpen che rilascia i CFU, ma è l'ateneo di riferimento. Qui abbiamo un po' dei numeri aggiornati a maggio, vi dico subito che prima, insomma, per curiosità stavo guardando i numeri di completamento, ad esempio su alcuni corsi, ad esempio quello di pedagogia speciale, gli attestati rilasciati sono già raddoppiati, quindi abbiamo i 4 corsi che in questo momento sono presenti, il numero degli iscritti che è in costante aggiornamento e gli attestati rilasciati con, diciamo, i completamenti. Sì, infatti ad esempio il corso di pedagogia ha raddoppiato, anche normativa vigente, mentre l'ultimo corso di cui vi dicevo prima, solitamente i corsi capstone sono quei corsi che concludono il percorso, quindi il modulo, con il rilascio di un attestato conclusivo di quel percorso. Ogni utente può decidere di iscriversi a uno o a tutti i corsi, di concludere tutti i percorsi quando saranno tutti disponibili e può decidere, quindi avrà un attestato di partecipazione come per tutti i MOOC presenti su EduOpen e un badge associato a quel singolo corso. Diciamo che qui abbiamo un po' di informazioni legate proprio anche a quello che sono le linee guida nella progettazione dei master, che sicuramente riprendono quelle che sono anche le linee guida dell'ANVUR per quanto riguarda il numero di CFU erogati. Quindi, come immaginate, la progettazione e quindi l'attività di erogazione del master ha richiesto un lavoro di cesello anche legato alla progettazione dei contenuti che devono essere veicolati nella modalità online. In realtà in questo caso sono due percorsi che nascono già per la modalità online. In un altro contributo, insomma, faremo una riflessione sul modello blended, dove in quel caso ad esempio la progettazione non sempre parte da contenuti che nascono per l'online. Qui abbiamo invece il secondo percorso. Il secondo percorso, dicevo, è in fase di progettazione e qui la sfida è anche interessante perché è un master che coinvolge più atenei che fanno parte del network di EduOpen ed è un percorso che riguarda proprio l'ateneo di Bari, di Foggia, di Gevano e anche di Milano Bicocca. Quindi ognuno degli atenei ha una parte da espletare all'interno del piano didattico e formativo del master. Anche in questo caso la struttura sarà quella dei pathway, con la differenza che l'utente potrà decidere di iscriversi al master o ai corsi di perfezionamento. Sicuramente, insomma, nei prossimi mesi sarà possibile già iscriversi al primo dei percorsi che compongono, insomma, il piano formativo. Le azioni future. Allora, immaginate che nella nostra esperienza ormai di 2 anni di quella che è EduOpen nella progettazione dei MOOC e in precedenza di quelle che è la progettazione dei percorsi online che veicolati dai corsi di studio oppure in ottica più open, ci stiamo ponendo quelle che sono delle domande legate al monitoraggio. Quindi a un monitoraggio che è legato sia ai processi di lavoro, quindi per quanto riguarda l'organizzazione, la produzione, la gestione degli spazi, quindi proprio nel processo che va ad accompagnare il docente. Immaginate che in un modulo e in un singolo corso ci sono diversi docenti, non sempre un insegnamento o un corso su EduOpen è composto da una sola voce, che è poi la ricchezza. Nel primo dei master abbiamo proprio costruito un percorso che nasceva dall'esperienza di diverse figure professionali. E quello che è poi legato ai prodotti, quindi all'apprendimento, ai contenuti, alla soddisfazione. Sicuramente nei corsi sono presenti degli strumenti di comunicazione sia sincrona che asincrona, però essendo, diciamo, una sperimentazione in un certo senso veicolare questi contenuti in modalità open sul portale, ci porta a riflettere e anche poi a metterci in gioco su quelle che possono essere le attività di monitoraggio degli apprendimenti, ma anche nella progettazione di quello che è il contenuto rispetto a quello che poi, insomma, valuteremo man mano nel tempo. Vi ringrazio.